Benvenuti a Castel di Sangro in questa splendida cornice. Siamo al Palasport, è tutto pronto, sta per iniziare la conferenza stampa del Napoli che ha scelto come luogo di ritiro l'Abruzzo, Castel di Sangro. Ieri c'è stato il primo allenamento, oggi parleranno il sindaco di Castel di Sangro, il direttore sportivo del Napoli, il presidente De Laurentiis ed è atteso anche Gattuso. Grazie Francesco Mammolo, di nuovo benvenuti, una raccomandazione a tutti coloro che sono seduti, sono pregati di non alzarsi in piedi che altrimenti imballano tutti gli operatori di ripresa che sono giù in fondo. Un saluto a chi ci sta seguendo nelle varie dirette, a cominciare dagli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli che sono in diretta e della radio ufficiale del Napoli che sarà presente tutta la settimana dentro questo padiglione. La parola è al padrone di casa, innanzitutto il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Abbiamo ospitato il Napoli, siamo contenti. Grazie Fabio, un saluto a tutti. Ormai il padrone di casa è il Napoli, direi. Ho detto già in un'altra occasione che questo che è un sogno di questo territorio, ma di tutto il territorio, sempre così rilanciato e così rincorso, oggi è una realtà ed è difficile convincersi che è una realtà. Siamo ancora un po' frastornati dagli impegni e da quella che è la portata dell'evento, lo testimoniano le numerose testate giornalistiche qui presenti, ma lo testimonia soprattutto l'affetto che hanno rivolto tutti verso questa iniziativa, verso il club, verso i giocatori. E consentitemi un saluto a titolo particolare a Rino Gattuso, che è tornato dopo diversi anni a Castel di Sangro in altra veste, una veste con maggior responsabilità di allora, quando giocava nell'Under 21 qui a Castel di Sangro insieme a Zambrotta e a Ambrosini e non ricordo bene chi altro. Comunque insomma tutti hanno avuto un grande successo e lui più di ogni altro, ritengo. E quindi insomma un buon proseguimento. Ringrazio la Regione Abruzzo, reitero i ringraziamenti già rivolti in altra occasione, saluto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, gli assessori Guido Liris e Mauro Febbo e tutti coloro che hanno fatto squadra e convergenza su questa scelta difficile che darà risultati
ben oltre quelli attesi e ben oltre quelli anche prospettati. La Regione Abruzzo entra in un teatro di calcio importante, che sarà il San Paolo e che saranno tutti i luoghi dove il Napoli svolgerà le proprie attività, ma entra in uno scenario nuovo, entra in maniera preponderante in quella che è oramai una sede privilegiata per i ritiri calcistici, che non è surclassata oramai da più da nessuno, ha sicuramente quelle facoltà e quelle agibilità dimostrate ora e in seguito per essere una località prediletta dai club come il Napoli. Noi il Napoli ce l'abbiamo nel cuore, abbiamo storia, radici e culture partenopee, ce le portiamo e le custodiamo gelosamente. Io in maniera talvolta ironica, talvolta convinta, definisco questo l'Abruzzo campano. Grazie. Grazie al sindaco Caruso. Castel di Sangro è diventata la città del Napoli grazie a un'intuizione e alla voglia di averlo qui fortemente da parte del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Io ringrazio e saluto Napoli, i tifosi napoletani che stanno accorrendo in gran numero nel nostro territorio. Li accogliamo a braccia aperte, sicuri di poter offrire il meglio di noi stessi nonostante il Covid. Ma questa regione ha dimostrato, anche al di là del ritiro del Napoli Calcio, che sta vivendo una stagione turistica eccezionale e che molti italiani, e non solo, anche quei pochi stranieri che oggi si possono muovere e si sono mossi, stanno scoprendo le virtù di questo territorio. Oggi le sta scoprendo anche il Napoli Calcio, che fino allo scorso anno era abituato a fare i propri ritiri in altre località. Magari gli abruzzesi guardavano a quelle località con un po' di invidia mista a rassegnazione, come dire, noi non siamo all'altezza. Invece oggi dimostriamo e stiamo dimostrando che l'Abruzzo è all'altezza, può ambire al top della qualità, può ospitare legittimamente e orgogliosamente una tra le squadre più importanti non d'Italia o d'Europa, ma del mondo. Sono, come mi ha insegnato il presidente De Laurentiis, ci sono 80 milioni di tifosi napoletani censiti nel mondo e il censimento non è neanche finito. E questo apre una finestra enorme alla promozione, alla crescita del nostro territorio. Io ho accolto subito con grande passione, con grande entusiasmo, la richiesta del presidente De Laurentiis di poter trovare qui in Abruzzo una località degna di ospitare il Napoli Calcio, ma non l'ho potuto fare da solo. Devo ringraziare tutta la giunta, è stata già presentata da Angelo Caruso con i qui presenti, ma poi c'è l'assessore alla salute che ha lavorato insieme alla ASL per permettere quei protocolli sanitari che permettono a tutti di poter stare qui nel rispetto della sicurezza, a cominciare dai calciatori, al Consiglio regionale che ha approvato gli stanziamenti, quindi c'è il Presidente, vedo anche la consigliera Antonietta Laporta eletta qui in questo territorio. C'è stata un'adesione importante da parte di tutti, non abbiamo dovuto combattere per convincere qualcuno, perché la bellezza e l'importanza dell'appuntamento, come dire, si commenta da solo e solo gli stupidi possono non capirlo. Ecco, noi siamo qui a cercare di rappresentare l'Abruzzo migliore, l'Abruzzo accogliente, l'Abruzzo dove si vive bene, dove si mangiano ottime specialità, dove si può vivere 365 giorni all'anno tra turismo di montagna, turismo di mare, collina, città d'arte. In questo momento all'Aquila sono cominciate da poche ore le celebrazioni della Perdonanza, un evento unico al mondo che ha anticipato il giubileo cristiano e che si rinnova ogni anno. Venerdì prossimo si apre la Porta Santa, approfittate delle nostre splendide città, a cominciare dalla vicina Sulmona, a tutto il comprensorio dell'Alto Sangro o al mare, bastano 40-45 minuti di trasferta lungo la fondo Valle Sangro per arrivare alla costa dei Tabocchi, per arrivare a Pescara, a Chieti, a Teramo, sulla tutta la nostra costa.
tre parchi nazionali, insomma potete sbizzarrirvi, e questa scoperta io spero che sia la scoperta di tanti, che si rinnovi anno dopo anno. Abbiamo firmato con convinzione una convenzione di 6 anni rinnovabili e io sono pronto a scommettere che il Napoli Calcio, i suoi giocatori, i suoi calciatori, i suoi professionisti, l'allenatore, lo staff tecnico, i suoi tifosi si stanno trovando e si troveranno così bene nella nostra città e nel nostro Abruzzo che questi 12 anni saranno presto confermati e diventerà l'Abruzzo la seconda casa del Napoli, un gemellaggio forte e fecondo tra quella che è stata per secoli la città capitale del Mezzogiorno d'Italia, di questo territorio, e che anche grazie a questo evento torna a svolgere questo ruolo di promozione del proprio entroterra, del proprio territorio, di un rapporto vero, profondo, storico, culturale, economico che dobbiamo stringere e al quale dobbiamo assolutamente aprirci. Quindi grazie a voi per essere qui, grazie per le emozioni che ci saprete regalare, e da noi troverete sempre la massima collaborazione per mettervi nelle migliori condizioni di crescere, di preparare una stagione di vittorie e che questa Coppa al prossimo anno possa essere accompagnata da altri trofei. Grazie al Presidente Marsiglio. Un saluto e un benvenuto anche a Nicola Lombardo, addetto stampa del Napoli Calcio. Prima di passarti la parola, la domanda a mister Gattuso la faccio io. In attesa che i giornalisti chiederanno del Napoli del domani, il Napoli che sarà, parliamo di Gattuso che era. Un ritorno a Castel di Sangro, il ricordo del terzo gol segnato in quel 4-0 di Italia-Scozia Under 21, un Abruzzo che torna nel cuore. Non me lo ricordo il gol, sono passati tanti anni. No, sono rimasto sorpreso perché siamo arrivati ieri e devo dire che per le strutture, per le persone, per la disponibilità che abbiamo toccato con mano in questi giorni e mezzo, devo dire che è tanta roba. Non pensavo di trovare un posto così, perché è facile, troppo facile fare calcio così. 3 campi, albergo vicino, è veramente tantissima roba, siamo molto soddisfatti e vi ringrazio tanto per come l'ambiente ci sta trattando. Grazie a mister Gattuso. Nicola, la parola a te, entriamo nel Napoli. Grazie, io direi prima di dare subito la parola poi ai colleghi, fare un rapido saluto, partire da Cristiano Giuntoli, che comunque conosce questi posti perché ci ha anche giocato da avversario, e poi un saluto al vicepresidente Edoardo De Laurentiis e poi dal presidente Aurelio. Prego Cristiano. Buongiorno a tutti. Anch'io mi collego alle parole del mister, un grande ringraziamento perché siamo stati accolti in maniera egregia dal comune, diciamo, a tutte le persone che hanno coordinato questo grande lavoro, perché spostare una carovana come Napoli non è mai semplice, ospitare il Napoli non è mai così semplice. Veramente complimenti, perché abbiamo trovato delle strutture di altissimo livello e, come ripeto, una grande disponibilità, quindi sicuramente è un augurio che anche nei prossimi anni potremo sicuramente stringere una forte collaborazione. Grazie. Grazie Cristiano. Edoardo, un saluto, io direi in particolare forse a tutti i nostri tifosi. Buongiorno a tutti, sono contento di essere qui in questa regione fantastica, di grande spessore, e sono contento soprattutto per l'affluenza dei nostri tifosi che finalmente possono entrare allo stadio a vedere qualche allenamento, e ci mancava il loro tifo, il loro calore. E devo fare un plauso a tutti i componenti della regione e dell'organizzazione qui della città, perché veramente siamo arrivati in un luogo di grande valore, dove abbiamo trovato delle strutture di un certo livello, quello che fa piacere a noi, e soprattutto siamo tra persone di una cultura e di uno spessore importante, perché sono stati in grado in poco tempo di ribaltare questo posto e questa Svizzera dell'Abruzzo, io la chiamo così. E sono contento anche di vedere persone che sono tutte in questo momento all'opera per salvaguardare i nostri giocatori e soprattutto perché i nostri tifosi possano venire in totale tranquillità
a visitare quello che è la bellezza di questo territorio. Vi ringrazio a tutti quanti e una buona giornata e forza Napoli. Grazie, grazie Edoardo. Chiudiamo con un rapido saluto di Aurelio De Laurentiis e poi le domande. Ma sai, Marco e Angelo, ormai io vi chiamo così perché avete mantenuto le promesse in brevissimo tempo e questo dimostra che può esserci amicizia tra di noi e può esserci amicizia tra l'Abruzzo e il Napoli, che secondo me è alla base di qualunque tipo di rapporto. Voi avete dimostrato con i fatti e in brevissimo tempo di essere capaci a fare quello che altrove non si riesce a fare. Ora, anche la Regione ci ha messo del suo, perché l'Abruzzo è stata la prima Regione che ha ripermesso la possibilità ai tifosi, anche se in numero limitato, di poter partecipare nello stadio agli allenamenti. E quindi questa non è poca cosa. Tra l'altro la Regione si sta anche adoperando per vedere di aumentare, così sulla fattispecie anche dei concerti, questo numero, visto che l'impianto è un impianto straordinario di 7.000 posti, dove praticamente è come se uno, rispetto ad altre situazioni, avesse la possibilità di suddividere in quattro parti addirittura, come se fossero quattro stadi. Quindi adesso io non voglio esagerare per dire che potremmo arrivare a 4.000 tifosi, però io mi auguro che si arrivi almeno a raddoppiarli. Quindi grazie ancora a voi che siete stati straordinari in brevissimo tempo a metterci tutto quello che ci avete messo a disposizione. Bene, grazie. Allora cominciamo subito con le domande. Vi ricordo che questa è una conferenza stampa dove si parlerà di calcio, di sport, non di politica. Di Abruzzo, anche se vogliamo. Se abbiamo due rappresentanti, diciamo, autorevoli. E cominciamo pure. Chi vuole la parola alzi la mano in modo che... esatto, comincia Mediaset. Via. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Una domanda prima a Gattuso e poi al Presidente. Per il mister, se sente più la responsabilità oggi rispetto a quando è arrivato sul Napoli, visto che lavora, inizia un lavoro dalla preparazione suo e se l'obiettivo è quello di riportarla in Champions. Per quanto riguarda il Presidente, ieri ha parlato in prospettiva di riaprire gli stadi ai tifosi. Se teme invece che questo campionato possa cambiare format in corsa, magari con l'inserimento dei playoff? Ma io ho la responsabilità uguale. Io sono nato con la responsabilità e so che quando si allena in Napoli si allena una grande società, una grande squadra e non cambia nulla. So che dobbiamo fare un grandissimo lavoro, dobbiamo migliorare il settimo posto di quest'anno e penso che in questo momento non ho paura di nulla, ma era l'unica cosa, l'obiettivo più importante in questo momento è riuscire a dare un qualcosa alla mia squadra e dopo vedremo, ma sicuramente nessuna paura, anzi bisogna solo lavorare testa bassa e pedalare. Ma tu sai che io sono un visionario, nel senso che prevedo sempre il futuro. Essendo un uomo di spettacolo, sono in continuo movimento, in continuo sviluppo, fieri. E per quanto riguarda il cambio della tipologia del campionato, è un problema che riguarda la Federcalcio, è un problema che probabilmente dopo il 31 agosto forse ne sentiremo parlare. Però non bisogna cogliere le novità come se fossero un male, perché molto spesso le novità aggiustano il tiro di quello che da tempo è sempre stato sbagliato. E con questo ti ho risposto, perché il campionato è una forma, secondo me, talmente vecchia, talmente superata, che ben vengano delle novità.
Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Ben trovati, una domanda a testa, io esagero se me lo consentite, De Laurentiis, Gattuso e anche Giuntoli. Aurelio, un visionario, chiedo cosa si aspetta dall'anno prossimo. Non ho capito la domanda. Ho detto a un visionario, cosa si aspetta dall'anno prossimo? Ma dipende molto quanto questo visionario lo lasceranno lavorare e quanto lasceranno lavorare Gattuso. Perché se noi dovessimo ripartire con gli stati chiusi e con giocare ogni 3 giorni, che mi sembra una pura follia, in nome di che cosa poi? Di che cosa? Cioè noi sembriamo degli attori affittati per recitare una commedia. Ma questa commedia chi l'ha scritta? Šeferin? Cioè dobbiamo tutti lavorare per lui? O lui deve lavorare per noi? È lui che è un alto segretariato del calcio europeo? O il calcio europeo deve supinamente sfasciare tutto per rispettare le sue date europee? Io credo che quello che non ha capito Šeferin, secondo me, è che ci vuole un grande rispetto per i tifosi. Cioè senza i tifosi Šeferin non organizzerebbe proprio nulla. Però se i tifosi sono importanti, la prima cosa che va rispettata è il campionato nazionale di ogni lega. Quella è la priorità assoluta, tutto il resto non conta, il resto viene dopo. Rino, dopo un giorno di ritiro e alla vigilia di un periodo in cui il mercato insomma si farà e non si è ancora fatto, è complicato orientarsi, però proviamo a leggere nel primo allenamento e anche in quello che è a disposizione. Con quello che c'è oggi, con Osimhen sommato a Mertens, si può dire che perlomeno dalla cintola in su siete un po' più forti? No, ma dopo si è dimenticato Amir Rahmani. E penso che in questo momento siamo una squadra forte. Dopo la domanda chi partirà o chi non partirà la fai al direttore, ma io sono soddisfatto dei giocatori che alleno, ma alleno una squadra forte, alleno tantissimi giovani che sono, fanno parte di quella dei primi 10-15 giocatori più forti d'Europa di 20, 23 anni, 24 anni. Non mi preoccupo, io alleno, io sono contento di quello che sto allenando e dopo ci sono le problematiche societarie. È normale che il club quest'anno ha perso tanto, non entrano tifosi, non siamo entrati in Champions League ed è normale che io devo sentire anche quello che mi dice la società, ma sono contento, sono molto soddisfatto e alleno perché è quello che so fare, la cosa che so fare meglio. Dopo se succederà qualcosa, che partirà qualcuno, vedremo, però in questo momento parliamo dei giocatori che ci sono e quando andrà via qualcuno dopo ne parleremo. Cristiano, contando su un principio di sincerità che in genere non appartiene ai direttori sportivi, ma insomma vi capisco, quando è che succederà qualcosa? Cioè se faccio dei nomi, Koulibaly, Allan, Milik, o se ne faccio altri, per esempio Reguillon, Under, c'è una scadenza più o meno immediata che dobbiamo darci anche per organizzarci le ferie? Il mercato ancora non è partito, si fanno ancora tanti discorsi, poi quando si arriva a stringere ancora non ci sono i presupposti, anche perché le aziende si stanno, fra virgolette, un po' leccando le ferite delle grandi perdite dell'anno passato e cercare anche di fare una previsione per le perdite che saranno nel futuro. Quindi il mercato un po' per tutti è un po' in stallo. Spero che dopo la prima settimana di settembre si possa incominciare a fare sul serio. La Repubblica. Eccomi. Stessa domanda per l'allenatore e presidente. Come si passa da una stagione all'altra in 2 settimane? Come si passa da una stagione all'altra? In 2 settimane. Bella domanda. Non è una stagione all'altra, cambia solo che ricominciamo un campionato nuovo. Abbiamo speso tanto perché per 45 giorni abbiamo fatto un altro sport, abbiamo giocato ogni 3 giorni, si faceva fatica a preparare
ogni partita perché non aveva nemmeno il tempo di andare in sala video e preparare le partite. Abbiamo speso tanto e penso che la cosa dove dobbiamo essere bravi quest'anno è fare meno danni possibili, di non perdere i giocatori, perché bisogna stare molto attenti. E penso che la bravura degli staff e la differenza la farà questa, la farà chi farà meno danni, chi perderà meno giocatori, perché sicuramente c'è stato poco riposo e mi riallaccio al discorso del Presidente, ci saranno fra 4-5 giorni partiranno giocatori che staranno 10 giorni con le nazionali, arriveranno. Abbiamo solo 10 giorni per preparare la prima partita e capite che sicuramente è un calcio diverso, con una programmazione diversa, e bisogna, anche per noi è un qualcosa di nuovo, non dobbiamo farci trovare impreparati. Aurelio, vuoi aggiungere qualcosa? Ha detto già tutto Rino. Sky, prego. Bentrovati, buon pomeriggio a Marino Gattuso, chiederei se è possibile, ci aveva detto quando avrò Osimhen vi racconterò che giocatore è. Adesso dopo i primi due allenamenti se può aiutarci a tracciare un profilo e se può starci eventualmente in virtù delle sue caratteristiche, quelle di Mertens, eventualmente anche un cambio di sistema di gioco. Ma vediamo, sicuramente qualcosa vogliamo provare a fare qualcosa di nuovo, ma penso che è un giocatore che ci può fare giocare in un modo diverso, verticalizzare un po' di più, andare alla ricerca del palleggio, e anche quando le squadre avversarie ci vengono a prendere vogliono fare una pressione ultraoffensiva, abbiamo la possibilità di giocare meno dal basso e andare subito alla ricerca di andare a giocare 3 contro 3 o 2 contro 2, e penso che è un giocatore che ci dà delle soluzioni diverse, è uno che sa attaccare molto bene gli spazi, ha grande forza fisica, penso che è un giocatore che in questo momento ci può dare una grandissima mano. Per il presidente De Laurentiis è un mercato questo chiaramente particolare, condizionato dal momento. Lei in passato ha avuto la forza di resistere e di rinunciare anche a grandi offerte per i suoi calciatori. Sappiamo di quante richieste ci siano per giocatori come Koulibaly, come Alan. Ecco, in questo mercato particolare i prezzi sono davvero così condizionati? Ecco, ci sono ancora trattative difficili da concludere o... Ma sai, qui c'è un dato di fatto, che se noi tiriamo una linea e sommiamo gli acquisti dello scorso ritiro e gli acquisti di febbraio, gennaio e gli acquisti di quest'estate con Osimhen, noi abbiamo superato e sfondato il tetto dei 300 milioni. Io voglio vedere se le altre società hanno investito così tanto. Noi in questo momento abbiamo sul campo di allenamento per Rino Gattuso 35 giocatori e manca Petagna che per colpa del fratello è risultato positivo. Ora sarebbero stati quindi 36. Tu mi insegni che di solito dovrebbero essere 23 più 22 più 3 portieri, 25. Quindi vuol dire che ci sono 11 elementi in esuberanza. E quindi quando tu mi dici ma chi volete vendere? Adesso, poiché Rino sta esaminando anche dei calciatori che sono rientrati da altre sponde, e valuterà lui chi è più giusto impiegare per il prossimo anno e chi forse è meglio che vada altrove. Poi bisogna vedere com'è questo mercato, perché se questo mercato dovesse rimanere rarefatto, allora anche noi dovremmo costringerci a non cedere nemmeno quelli che voi considerate i pezzi da 90. È chiaro il ragionamento? Una cosa è certa, che non faremo una campagna di saldi, perché mi sembra di avere in giro per aria come degli avvoltoi. Adesso è brutto fare nomi, però voi tanto lo sapete meglio di me,
che quasi stanno aspettando per colpire in picchiata. Ma noi abbiamo delle corazze impenetrabili, quindi sicuramente si sbeccheranno e non otterranno quello che vogliono o ai prezzi che magari farebbe comodo a loro. Grazie. Radio Kiss Kiss. Una domanda per il Presidente. Presidente, sulla falsa riga di quello che stavi dicendo, dati Transfermarkt da un anno, agosto 2019, agosto 2020, il Napoli investe 330 milioni di euro a fronte di un incasso poco inferiore ai 100 milioni di euro, quindi c'è un saldo negativo di meno 200. Sì, aspetta, poi bisogna vedere adesso, visto che ci sono 4 miliardi di sofferenza di rosso per le altre società, io mi auguro, il dottor Chiavelli si augura che vadano in porto tutte le cessioni fatte l'altro anno, capito? Perché altrimenti sarebbero guai seri. Certo, però alla luce di questo ti chiedo, e allora il mercato del Napoli a partire da domani, alla luce di questi dati, che mercato è? Con un aggettivo, che è un mercato di attesa. Mercato di attesa. Poi ti dirò, io sai, la vedo in un altro modo, perché io se dovessimo, io mi sono molto adirato con i miei colleghi, sono riuscito a ottenere solo una settimana in più. Io avevo detto, e mi fa piacere che Gravina la pensasse come me, che non si doveva partire prima di ottobre, perché al rientro si sarebbe modulata tutta la possibilità di combattere o non combattere il Covid, che noi non lo sappiamo ancora. Come ci muoveremo da regione a regione? Ripartiranno certi focolai? Secondo me qui non ci ha capito niente nessuno. Non ci ha capito il comitato scientifico, anche se sono degli onestissimi professionisti, non ci hanno capito gli scienziati. L'America sta in condizioni disperate. Quindi, secondo me, sai, quando un governo non riesce a dire signori, nessuno esce dall'Italia, italiani, e nessuno entra in Italia, stranieri, che era la prima cosa da fare, no? E invece no, abbiamo riempito le discoteche, abbiamo fatto il focolaio più grande, è diventata la Costa Smeralda in Sardegna. Cioè, roba da pazzi. Io da Capri non mi sono mosso di casa, ho fatto 3 bagni in 2 mesi. Ero ligio e severissimo con tutti quelli che venivano da me. Però voglio dire, se avessero, perché qui nessuno ha capito ancora, perché molto spesso, se io adesso facessi delle domande a ognuno di voi, avete fatto il tampone? Avete fatto gli esami sierologici? Avrei delle risposte tipo sì, gli esami sierologici sì, ma il tampone no. Oppure sì, ho fatto il tampone ma gli esami sierologici no. Oppure non ho fatto nulla. Ma questa è una irresponsabile responsabilità del governo. È inutile che facciamo chiacchiere. E qui dicono che riparta il circo, che riparta la musica. Ma non è così. Perché dietro, ripeto, ci sono 4 miliardi di debiti delle squadre di calcio italiane per la stagione 2019-2020, che abbiamo appena concluso. Quindi io aspetto che arrivi nei prossimi giorni Gravina, sarà bello rifare forse una specie di tavola rotonda con lui e vediamo anche lui che idee ha a proposito, perché non è che possiamo sempre noi andare al sacrificio totale, è assurdo, no? Cioè è un'industria il calcio o è semplicemente un gioco? Ce lo devono spiegare, per me è un'industria e come industria va tutelata. Messaggero, aggiungo solo che fare tamponi poi, come tutti sappiamo, oggi è praticamente impossibile se non si hanno dei sintomi, quindi è veramente molto complicato. Prego. Sì, Presidente, sono Stefano D'Ascoli e buonasera, rompo un attimo la liturgia per l'Abruzzo, questa è una grande occasione, un grandissimo orgoglio poter ospitare il Napoli.
Presidente De Laurentiis, questa è una terra che ha sofferto più volte, che si è sempre rialzata, ha lottato. Ecco, quanto è calzante il parallelismo tra l'Abruzzo in cerca di riscossa anche attraverso il calcio e il Napoli in cerca di rilancio? E quanto c'è di questo aspetto anche caratteriale nell'intuizione che ho avuto di spostare, diciamo, il quartier generale estivo qui in Abruzzo? Grazie. Beh, mi sembra che già... La partita a tre fatta con il Castel di Sangro e con l'Aquila sia una dimostrazione di tenere in considerazione il territorio e di non ospitare nessun altro. Difatti la seconda partita sarà contro il Teramo, quindi questo è un grande segno di rispetto e anche di apertura verso il territorio. Quindi secondo me è un territorio straordinario che ha molto sofferto, dobbiamo cercare di recuperare il tempo perduto. Radio Marte. Buon pomeriggio a tutti, una breve domanda per Gattuso, presidente De Laurentiis e Giuntoli. Comincio dal tecnico. Ieri abbiamo visto in pettorina bianca Osimhen e Mertens giocare insieme. Le chiedo, è possibile che il prossimo anno lei vari magari anche un nuovo sistema di gioco che possa consentire ai due di coesistere sin dall'inizio? È vero che è presto, però magari lei un'idea ce l'ha in testa, visto che ha due campioni in attacco. Ma l'ho detto prima, ma non ho solo due campioni, perché Insigne dove lo metti? Ho tanti giocatori, Lozano penso che quest'anno può fare molto di più quello che ha fatto in sei mesi con me. Vediamo, in testa c'ho qualcosa, è normale che... Però già hai visto, già ti sei fatti i film, quello che hai visto ieri. Filmini. Ti sei fatto un filmino, ma va bene. Filmini. Sicuramente vediamo. Abbiamo in testa sia io che il mio staff un qualcosa, ma bisogna vedere bene, perché se pensiamo in avanti e dopo a centrocampo e in difesa balliamo un po', e capisci, la coperta deve essere bella tirata, deve coprire bene il letto, se no non se ne esce fuori. Bisogna vedere tante cose. Presidente De Laurentiis, grazie nel frattempo a Gattuso. Presidente, lei da anni ormai è diventato un grande stratega del mercato, perché insomma è diventato molto bravo. Io ricordo i primi tempi. Ma con i direttori sportivi che ho sempre avuto è stato facile. Ho capito, ma adesso non le chiedo di prendere la sfera di cristallo, però secondo la sua sensibilità, Koulibaly, che è la punta di diamante del Napoli anche dal punto di vista economico-finanziario, giocherà nel Napoli l'anno prossimo oppure lei pensa che sarà ceduto? Ma lei questa domanda non la dovrebbe fare a me, la dovrebbe fare al Manchester United, al Manchester City, al Paris Saint Germain, a quelli che possono permettersi oggi di pagare certe cifre. Giuntoli, buongiorno direttore. Buongiorno. Un giocatore che negli ultimi 7 anni è stato ago della bilancia dal punto di vista tattico nel Napoli, che è Caglione, non giocherà più nel Napoli. Le chiedo, al di là di Politano che è arrivato e ha fatto anche bene in questa fase, è stato individuato un altro giocatore che possa sostituire, secondo le caratteristiche di Caglione, appunto lo spagnolo, cioè che abbia quelle caratteristiche? Lo avete individuato al di là dei nomi che circolano, Bogà, Under, che probabilmente sono degli ibridi rispetto alle caratteristiche appunto dello spagnolo che è andato via? Scusate, ma secondo me a volte Caglione è stato un giocatore unico nel suo genere, perché faceva tutta la fascia, faceva benissimo la fase difensiva, dava equilibrio in una squadra che era composta da calciatori completamente diversi da questi. Secondo me Rino ha dimostrato di sapere utilizzare in quel posto dei calciatori che ultimamente stanno facendo molto bene, come Politano, come Lozano. Io non sarei così sempre, siamo sempre alla ricerca di qualcosa sul mercato. Tante volte abbiamo dei calciatori bravi in casa semplicemente per il fatto che non sono stati poco utilizzati, perché c'erano semplicemente degli altri e che quindi ancora non hanno dimostrato per intero il loro valore. Questo è, noi crediamo molto nel lavoro di Rino Gattuso e nella forza di questa squadra, con già gli elementi che ci sono. E quindi voglio dire, se è vero che un calciatore può coprire un po' meno di Caglione, però può offendere un po' di più, e quindi grazie alla bravura dell'allenatore con il suo staff riuscirà a trovare certi equilibri. Canale 8. Sono qui.
Due, una per il presidente e una in comune tra il mister e il direttore. Presidente, lei si è detto molto preoccupato per l'enorme quantità di debiti che ha accumulato il calcio italiano, preoccupato del fatto che potrebbero non andare in porto le cessioni fatte l'anno scorso, ma non le sembra arrivato il punto di non ritorno? Cioè, questa non può essere un'occasione per cambiare veramente il calcio e rendere merito a chi ha il diritto di averne? Sì, lei ha ragione, tant'è che io già le ho risposto prima, perché quando dico aspetto Gravina, che è l'unico che ha parlato di cambiamento di format, fra 2 o 3 giorni arriverà qui Gabriele Gravina e probabilmente rintavoleremo una tavola rotonda con voi e ci faremo da spiegare da lui per bene come intende cambiare i format, anche per rendere più appetibile sia al tifoso da stadio che al tifoso virtuale da casa, perché ormai il nostro, lo vediamo anche dai risultati dell'audience, ci sono delle partite che nessuno vuol vedere. Okay. Grazie. Per il direttore invece è il mister, non chiediamo nomi, tanto non ce li dite. E allora, però lei mister soprattutto aveva parlato di uno step importante che doveva fare la squadra, la mentalità. Questo salto di qualità dal punto di vista della mentalità, al di là di quelli che possono essere arriveranno, quelli che sono arrivati, lei crede di poterlo ottenere lavorando e su quali corde della squadra che ha attualmente a disposizione? E se il direttore invece si impegnerà a fornire giocatori di carattere d'ora in poi? No, giocatori di carattere se ne vengono poco di partite, ci vuole carattere, ci vuole tecnica, bisogna essere completi. E dopo io penso che, voi parlate sempre di mercato, io penso che un giocatore deve credere fortemente e se vuole rimanere ci deve rimanere al 100%, metterci testa, cuore, voglia, perché se non c'è quello si fa fatica. Durante la settimana si lavora, noi non pettiniamo le bambole durante la settimana, bisogna correre tanto e lavorare tanto. Ed è per questo che dico che ci vuole senso d'appartenenza, ci vuole voglia di rimanere in un club. Perché se si fa fatica, perché se non c'è più voglia, penso che non può dare nulla. Ed è per questo io voglio gente motivata. E l'asticella deve essere quella, di riuscire ad alzare l'asticella e migliorare settimana dopo settimana. Perché noi, vedi, io mi sono arrabbiato tantissimo nelle 12 partite. Noi cominciamo le 12 partite di campionato dopo aver vinto la Coppa Italia. E noi c'eravamo in Europa, non ci giocavamo nulla. E io ho rotto le scatole ai miei giocatori. Io stavo col veleno quando si perdeva una partita, perché volevo là. Era in quel momento là che volevo alzare l'asticella, era quel momento là che dovevamo migliorare la nostra mentalità. Dopo penso che abbiamo buttato una partita come Barcellona, perché Barcellona l'abbiamo buttata via, perché Barcellona si vedeva che era una squadra che non stava benissimo e noi abbiamo sbagliato, ma abbiamo sbagliato a livello di personalità, abbiamo fatto tantissimi errori, ma dopo la squadra ha ricominciato. No, noi dobbiamo ricominciare da primo minuto, non dopo aver preso 3 schiaffoni con delle squadre forti. E penso che lo step da migliorare è questo qua. Dico due parole anch'io, visto che mi hai tirato in ballo, ma io credo che in questi ultimi 2 anni sia stata cambiate tante cose dalla storica squadra che tutti quanti sapevamo, che la formazione di Maurizio era sempre quella, fai merenda con Girella e quindi per 4 anni era sempre quelli. Dopo è stato cambiato tanto e dopo un punto di arrivo veramente basso abbiamo pensato di prendere l'allenatore con più carattere di tutti e quindi io, il mio augurio non è tanto quello di chissà quale giocatore prendere o quello o l'altro. Per adesso siamo riusciti quasi a fare 40 punti in un girone, tante squadre ci mettono 8-10 anni per rifarli e quindi sono molto contento. Dall'altra io credo che, come dice Rino, dobbiamo lavorare sulle motivazioni e lavorare su queste per poter costruire veramente un altro ciclo importante. Corriere della Sera, poi Canale 21 e Teleluna. Sì, parto dal Presidente. Nelle ultime settimane lei ha lavorato tanto a un progetto di cambiamento del sistema dei diritti televisivi in Italia.
che risposte sta avendo, a che punto è, visto che abbiamo parlato tanto di questi argomenti con Gravino? Ma l'apertura delle proposte irrevocabili avverrà il 28, quindi leggeremo attentamente quello che io ho già letto ab inizio, quando facevo parte del comitato, eravamo in quattro a parlare così così. Adesso si sono aggiunti altri due fondi a sostenere CVC, quindi faranno una proposta unica. Poi ci sono altri che si sono affacciati all'orizzonte, sempre fondi, dicendo no, ma noi non vogliamo comprare un pezzo della media company di proprietà della Lega. Noi vorremmo soltanto assistere il calcio Napoli, e se lo assistiamo bene anche da un punto di vista finanziario, avere poi un X per cento degli utili oltre un determinato fatturato. Poi ci sono i soliti di Infront, di Media Pro, che sono sostenuti da alcuni ma che secondo me non trovano la possibilità. Poi c'era la mia vision di modernizzare tutto, di fare una governance molto professionale, levando quindi all'Assemblea della Lega la possibilità di ribaltare tutto ogni volta. Si doveva stabilire con quale programma bisognava affrontare per i prossimi 6 anni e non i 10 di cui si parla, ed erano venuti fuori, voi lo sapete, ve ne ho già parlato, un minimo di 15 miliardi e mezzo. Quindi voglio dire, sai, io credo che molti furbi, io anzi li chiamo furbastri, giocando sulla divisione che esiste in Lega tra le squadre, e tra le società e tra le proprietà, hanno giocato, non dico sporco, però un pochettino hanno giocato male, se ne sono approfittati. A me ha fatto piacere perché ha fatto subito impennare il vero valore del calcio italiano. Sai, quando hai un presidente che dice voglio superare addirittura gli inglesi, non so quanto questo sia possibile, però secondo me a noi ci manca 1 miliardo l'anno tutto tondo tondo rispetto a quello che abbiamo sempre fatturato, perché schiavi di una vecchia mentalità, schiavi di una legge, quella Melandri, che è stata proprio una legge al veleno che ha distrutto la crescita del calcio italiano. Lei è veramente una irresponsabile, strano che poi anche di origini americane, avrebbe dovuto pensarci due volte, ma io già me la sono trovata sul mio cammino, sul cinema, dove ha fatto danni a non finire, poi me la sono ritrovata sul calcio, dove ha fatto danni a non finire. Quindi, come vedete, molto spesso, purtroppo, il governo non ha la vision, quella che io chiamo vision, perché non ci capisce nulla. Mister, per lei, quanto può incidere su questa squadra avere Gattuso dall'inizio, dall'estate, e non da dicembre come l'anno scorso? E cosa si aspetta dall'anima storica, Insigne, Fabianzi e Rischi? Mi aspetto tanto. Su di me non mi aspetto nulla, spero di sbroccare il meno possibile, di stare concentrato sul pezzo. Dai miei giocatori mi aspetto tanto, io so quello che posso dare alla squadra, della battuta che ho fatto, ma in questo momento devo lavorare veramente tanto, perché il fatto di poter cambiare qualcosa, se si vuole cambiare qualcosa, c'è bisogno di lavorare e di essere lucido. Penso che la cosa più importante in questo momento è andare alla ricerca di lucidità. Allora, vi do un'altra primizia che voi non conoscete, perché voi parlate sempre di mercato, 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 il dio mercato. Oggi abbiamo rinnovato il signor Zielinski, va bene? Siete contenti? Allora, le ultime, però scegliete un personaggio, perché altrimenti non ci stiamo. Mi pare che fosse Canale 21, eccomi, poi Teleluna, e poi a chiudere abbiamo Rete 8 del
della Regione Abruzzo. Prego. Massimo D'Alessandro per Canale 21, per mister Gattuso. Eccomi qua. Alle sue spalle c'è quella Coppa Italia che lei ha vinto, non le era stata chiesta, nel senso è stata una piacevolissima sorpresa. Lei sa benissimo che dal primo momento è entrato nel cuore dei napoletani, no? Dalle sue prime parole in quella conferenza stampa di presentazione in poi, i napoletani, i tifosi vogliono sapere l'anno prossimo il Napoli a cosa può ambire. Napoli, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello che sappiamo che è difficile, però è quello che negli ultimi 10 anni ha raggiunto. È l'Europa che conta, ma lo sappiamo che è molto difficile, ma per il valore dei giocatori, per il conto della società, per migliorare anche il nostro curriculum, bisogna puntare alla Champions League, perché è un dato di fatto, perché è la casa del Napoli, è da tanti anni che va in Champions League. Noi penso che dobbiamo puntare su quello, ma migliorare, lavorare sulla testa, migliorare le nostre prestazioni, quello è il pensiero, però sicuramente è arrivare nei primi 4, però c'è la consapevolezza che ci sono tante squadre che sono rafforzate e noi dobbiamo fare uno step in più per riuscire a raggiungere l'obiettivo. Teleluna e poi a chiudere Rete 8. Sì, Angelo Pompameo, Teleluna 2.0, buonasera Presidente, per lei la domanda. Si parla tanto di cambiamenti, si parla tanto di variazioni, si parla tanto di novità, si parla solo. Ma lei dal mondo arbitrale quest'anno si aspetta qualcosa? Grazie. Beh, lei questa domanda non la deve fare a me, la deve fare a chi li governa. Quindi non mi dice nulla. Come? Quindi non mi dice niente sulla... Sul fatto della regolarità dei campionati. Vede che anche se sbagliano poi gli danno da arbitrare la finale di Champions League, quindi di che cosa dobbiamo parlare? Lei la risposta ce l'ha già da solo. Alla luce di quello che abbiamo anche ascoltato in queste ore fuori tra i tanti tifosi del Napoli che sono presenti qui a Castel di Sangro, possiamo aspettarci nei prossimi giorni una sua nuova ordinanza che estenda il numero delle presenze qui allo stadio Patini, oltre i 1000 che sono consentiti fino ad oggi? Lo diciamo anche perché in realtà abbiamo sottolineato poco un dato importantissimo a livello tra virgolette storico. Ieri per la prima volta c'è stato uno stadio con i tifosi dentro in Italia. Presidente. Ed è un primato di cui l'Abruzzo va orgoglioso. Lei sa che in questo momento, per la perdonanza aquilata, questa sera ci sarà il tutto esaurito per Antonello Venditti e ci saranno oltre 2000 spettatori paganti. Lì si è potuto superare questo numero di 1000 perché gli organizzatori e la città dell'Aquila hanno predisposto un protocollo e un'organizzazione degli afflussi che consente di segmentare il numero di persone che accedono, e rispettando così nella sostanza il principio del mancato assembramento, che è alla base di evitare di arrivare sopra le 1000 persone da gestire, creando appunto diversi accessi. Ne ho parlato con il sindaco, che è anche proprietario come comune dell'impianto, e gli organizzatori. Io credo che l'ordinanza che abbiamo già fatto per la perdonanza consente già, per analogia, di poter fare lo stesso lavoro qui. Sono quindi gli organizzatori che devono e possono valutare se ci sono accessi separati e se ci sono le capienze giuste di poter organizzare l'afflusso in maniera diversificata e nel rispetto della sicurezza poter quindi ampliare il pubblico. La Regione comunque assisterà a questo percorso sia nel rapporto con la Prefettura e se nel caso ci fosse anche, come dire, un aspetto giuridico insuperabile, a valutare anche la possibilità di agire con un'ordinanza, ma io ritengo che l'ordinanza che abbiamo già firmato apre la strada e consente di poterlo fare anche qui e di poter consentire un maggior numero di spettatori anche per qui a Castel di Sangro. Quindi Angelo, la palla passa a te per giovedì, mi raccomando, parla col prefetto, vedi un po' che poi fa. Grazie, perfetto. Arrivederci.